Sono venuto qui a Furci e resto sorpreso dalla devozione non solo degli abitanti di Furci, ma dei tanti pellegrini che vengono, e pensare che sono 7 secoli che noi continuiamo a ricordare il Beato Angelo, perché non è un'ossessione della memoria, è perché abbiamo bisogno di protezione, abbiamo bisogno di un amico nel cielo che ci aiuti a vivere i tempi che stiamo vivendo. E io credo che ogni anno è diverso. Quest'anno il mondo è segnato dalla pandemia, non solo qui in Italia, in Europa, nel mondo intero. Abbiamo ascoltato e visto il dramma dell'Afghanistan, di tanti paesi in guerra, ed ecco perché io credo che il bisogno di essere protetti ci faccia venire anche qui, tutti a Furci. Furci ricorda il Beato Angelo 3 volte l'anno, il 6 di febbraio che è la morte, cioè la nascita al cielo del Beato Angelo, il 17 di maggio che noi celebriamo i miracoli del Beato Angelo insieme con San Nicola, e poi la festa più grande è quella di oggi, il 13 settembre, dove la comunità di Furci ricorda la traslazione del corpo del Beato Angelo da Napoli a Furci. E diciamo che la festa più sentita, più grande, dove c'è un afflusso di pellegrini non indifferente, a prescindere che abbiamo le messe ogni ora, poi il pontificale presieduto dal vescovo, e quindi è una festa veramente, ecco, sentita poi non solo dall'Abruzzo, ma in modo particolare dal Molise, perché il Beato Angelo, ecco, tornando da Napoli, ha sostato in vari paesi del Molise, in modo particolare Castelmauro, ecco, che il 10 di agosto, ecco, festeggia proprio il Beato Angelo, quindi è il compatrono di Castelmauro, insieme poi a Mafalda e a tanti altri paesi, con cui Guglionesi, Petacciato e tanti altri che nell'anno e oggi, ecco, vengono a venerare il Beato Angelo. Quindi diciamo che dal 1888 ad oggi il culto è un culto continuo, quindi i pellegrini vengono anche durante l'anno, e il santuario, ecco, è veramente in tutta la zona, diciamo, quel cuore pulsante per quanto riguarda la fede, poi quando si organizzano le tante cose a livello diocesano e anche a livello, diciamo, di zona, ecco, quindi diventa un centro spirituale per tutto l'Alto Vastese.